Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: preoccupazione alle stelle per i fan di Maria De Filippi. Sola e triste. La donna si mostra così. Nessuno ci può credere. Maria De Filippi tra poco tornerà nei suoi adorati studi Mediaset. Siamo sicuri che in questa calda e lunga estate le sono mancati e non poco. In fondo lei è fatta così. Come il suo Maurizio. Le piace il suo lavoro e anche se tutti abbiamo bisogno di riposo, la mancanza del lavoro per lei si fa sentire e non poco. La rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi ha voluto per i programmi Mediaset non hanno toccato i suoi di programmi che saranno tutti regolarmente in onda per tutto l'autunno, facendo compagnia sia al pomeriggio che in prima serata. Ci sarà una nuova edizione di Amici, anche se ancora non sono stati svelati i nomi dei coach, uomini e donne, tra i mille dubbi sugli opinionisti. Temptation Island in versione invernale. C'è posta per te? Tu sì che vales. Insomma, un anno ricco. Anche ora che Maria si trova da sola a dover vivere il suo quotidiano dopo che ha avuto Maurizio al suo fianco per ben 30 anni. Proprio la sua solitudine preoccupa i fan di Maria. Le ultime foto hanno fatto molto discutere sul web e le parole dei follower sono veramente toccanti. Tra i programmi di Maria De Filippi, quello che fa maggiormente parlare di sé nelle ultime settimane è sicuramente Uomini e Donne. I cambiamenti imposti dal presidente Mediaset avevano fatto pensare a un radicale cambiamento. Invece sembra che non sarà affatto così. In molti si aspettavano di non vedere più Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti. Ma invece, i due non solo ci saranno, ma al loro fianco è stata confermata anche Tini e Sai aggiungerà Ida Platano. Il cast è al completo. Si aspetta solo di conoscere i nuovi tronisti. Quelle che sta trascorrendo sono le prime vacanze di Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo. Per la prima volta la conduttrice si è trovata a dover fronteggiare la solitudine di un'estate passata senza quello che era il compagno di una vita intera per lei. Probabilmente non è stato semplice. Maria avrà dovuto abituarsi a tutto questo, ma sembra che ne abbia approfittato per ricaricare le pile e riprendersi dalle fatiche di un anno di lavoro. Nelle ultime foto proprio lei mentre si gode un buon libro e il sole. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.